Parliamo adesso di Gerry Scotti e della notizia che sta circolando nelle ultime ore. È stato in terapia intensiva, questi titoli dei grandi link e articoli che stanno girando per il web. Ma in quest'ultima ora il suo ufficio stampa ha smentito la notizia. Ma vediamo un attimo che cosa è successo. Il 26 ottobre Gerry Scotti aveva annunciato sul suo profilo Instagram di essere positivo al Covid-19. Era stato poi ricoverato in ospedale qualche giorno più tardi a causa di un aumento dei sintomi. Decisamente poi è stata smentita la notizia che è circolata in queste ultime ore di essere stato in terapia intensiva a causa delle sue condizioni più serie. Di fatto il discorso della malattia per Gerry Scotti è stato molto simile a quello vissuto proprio da Carlo Conti nei giorni scorsi. Il ricovero di Gerry è stato effettuato dopo che la febbre era salita e dopo i primi momenti non accennava a scendere. Meglio quindi essere stato sotto controllo per verificare l'evolvere dei sintomi. A differenza di quanto però è circolato sul web, avvisa il suo ufficio stampa, non hanno mai superato i livelli di guardia e tantomeno hanno richiesto un ricovero in terapia intensiva. Adesso Gerry Scotti, dicono, sta meglio, la febbre è scomparsa e nei prossimi giorni il conduttore sarà dimesso per tornare a casa dalla sua famiglia. Quindi l'ufficio di Gerry ha smentito assolutamente di essere stato ricoverato per un aggravante dei suoi sintomi, ma soprattutto non è mai stato in terapia intensiva. Quindi lasciamo via le fake news e diciamo la realtà: Gerry sta bene e ben presto tornerà a casa.